La Madonna è tutto amore per noi. Non ha altro desiderio che di vederci sempre in pace e amore con Gesù, il suo figlio unigenito. E noi, dati a lei per figli, sul letto della croce. Chi scriveva queste parole è padre Carlo di D'Abbiategrasso, un frate minore cappuccino morto il 21 febbraio 1859, di cui ora è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione. Quindi è il servo di Dio padre Carlo D'Abbiategrasso. Sono venuto così per caso in possesso di un piccolo volumetto scritto e curato da Giovanni Spagnolo, che lo definisce esperto in umanità. E ho subito colto la sua umanità, l'umanità di padre Carlo D'Abbiategrasso, del servo di Dio, padre Carlo, proprio nel suo amore alla Madonna. Lui è stato un sacerdote cappuccino, quindi un religioso cappuccino, ma ancora prima di tutto questo si è uomini, e la sua umanità è ancorata e prende come modello appunto la Vergine Maria. La Madonna è tutto amore per noi. Ecco il senso del nostro impegnarci a fare spazio, a dare spazio a Maria nella nostra vita cristiana, nel nostro cammino spirituale, perché lei ci sgombra la strada che porta a Gesù. E ancora, sempre a questo frate, che quando in vita anche il Signore ha operato dei miracoli attraverso la sua intercessione, quando la gente andava da lui per ringraziarlo, diceva sempre: andate e ringraziate la Madonna. Ma voglio leggervi appunto ancora una piccola riflessione che prendo da un florileggio di scritti e detti appunto del servo di Dio padre Carlo D'Abbiategrasso. Di quando tu sei debitore a Maria, si chiede e chiede il servo di Dio, molti sono i doveri che ne devi a Maria, ed uno fra i massimi è quella di compatirla nei suoi dolori. Chi ama non può soffrire con chi soffre. Mira, fra Carlo, quindi dice a se stesso, la tua madre a piede della croce, e non distacca il viso se non ti struggi di compassione, di amore, di riconoscenza ed imitazione. Sollevala dai suoi dolori acerbissimi. Pregala di dividerli con te e la tua gioia in terra non sia che piangere i peccati tuoi e i dolori di Gesù e di Maria. Nonostante il linguaggio sia alquanto datato, è ricco comunque di una attualità di devozione mariana. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!